adesso. E qui si fa dura perché naturalmente sono tutti i medagliati di uno meglio Mosca, dell'altro. Takahiko Kozuka, medaglia d'argento a Mosca, è altro atleta straordinario. E poi la pressione che hanno i giapponesi su di loro, cioè neanche possiamo immaginarla per come viene considerato il pattinaggio in Giappone. Pensate che su di lui sono anche già stati scritti due libri, la stessa cosa poi Mao Asada, veramente sono personaggi. E il suo short coreografato da David Wilson con la musica di un sassofonista, Joe Anderson. Il quadruple toe loop per nulla, c'è anche la caduta dopo. Cioè veramente le sorprese non stanno mancando, eh? Anche oggi classifica particolare. Parte Chan in testa. Triplo Axel di nuovo cade, ma non è possibile! Non è possibile! Finalmente va al triplo Lutz, attacca al triplo Tolub anche. Incredibile anche i suoi errori. Io l'ho visto in allenamento in questi giorni e proprio dicevo, ero con Fabrizio Pedatini, diciamo con Fabrizio, come è in forma Takahiko Kozuka, come sta lavorando in maniera pulita, eh? Cioè, veramente la gara è la gara. Alla fine dobbiamo ritornare alla nostra frase, Franca. Esattamente, esattamente. Non è andato il quadruplo toe loop iniziale e da lì non è andato più nulla. No. Due cadute e quindi anche questi due punti che vanno a Due essere cadute, arbitrati. ma anche la combinazione stessa non era proprio pulitissima, era difficoltosa, evidentemente ormai era in uno stato di difficoltà. Sì, guarda, io adesso ti invito a andare a rivederlo, ma per capire più che altro, che è Il veramente quadruplo toe loop non era difficile, eh. neanche completamente ruotato, bisogna vedere se il pannello tecnico anche lo... Eccolo là che arriva. Under ruotato, sì, per forza under ruotato, e poi il triplo Axel va bene, viene lasciato così, ma è chiaramente a meno 3, questa è la combinazione, recupera bene, è in avanti, ma guarda qui ancora sembra che si stia sbilanciando indietro e rischia di cadere. La trottola Angelo invece questa è andata bene, indubbiamente
livello 4 in tutte e tre le trottole, un livello 3 nei passi. Continua a resistere l'unico livello 4 nei passi, quello di Gacinski. Sì. Mi spiace tantissimo, guarda, perché veramente questo è un altro atleta che sa fare magie sul ghiaccio. Sì. Poi vederlo sbagliare così tanto, e adesso, io penso che anche per chi verrà dopo, insomma, la gara è aperta. C'è ancora Fernandez e Thomas Werner, non ce lo dimentichiamo. Non finiamo più questo divertimento oggi. Oggi, Oggi. Solo 30. Ma l'abbiamo detto che il mondiale sarebbe stato nei maschi una gara incredibile. Veramente 71, che batosta. Sì, guardate la differenza col season best. Cioè, quello ci dà la dimensione delle sue lacrime negli occhi, perché c'ha le lacrime agli occhi, come... Insomma, voglio dire, lavori tanto, poi veramente in allenamento era andato benissimo in questi giorni, veramente difficile immaginare poi cosa succeda nella gara.